Benvenuti, benvenuti carissimi a questa nuova puntata di Tante Mani in Cucina. Oggi con noi un grande ospite, un grande ritorno, Giancarlo Tonello, pediatra, carissimo amico, e oggi ci cucinerà un qualcosa di eccezionale, un po' tipico della tradizione ligure, ma anche di tante regioni d'Italia. Cosa facciamo? Innanzitutto grazie Simonetta, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere di nuovo qui con voi. Oggi cuciniamo il castagnaccio. Bene. È un piatto che a me piace tantissimo, è un piatto, mi piace molto perché è un piatto naturale, semplice e anche ricco di ingredienti molto sani. E diciamo per cui subito, proponiamo Gian, questo tutti argomento. Sanno che sei un esperto di cucina. Questo Quante volte hai fatto il castagnaccio? Allora, a dire il vero, abbiamo pensato al castagnaccio oggi perché l'altra sera ero a casa con mia moglie, lei non aveva, di solito cucina lei, fai qualcosa, e allora io mi sono lanciato in un castagnaccio con lo zabaione. Perfetto. Che avevamo mangiato tanto tempo fa e quindi abbiamo deciso di replicare. Ah già, quindi hai già sperimentato, siamo una in volta, sicure. Una volta. Diciamo subito gli ingredienti e diciamo che ne facciamo di due tipi, eh? Allora, sì, due tipi, uno più goloso, perché questo è stato ovviamente suggerito da Simonetta, che mi pare di capire che le cose certo. Più dolci e golose lei... No, mai... Chi ci segue da casa sa che a me non piace tanto l'uvetta e quindi abbiamo dovuto farne due. Per quello. Quindi sarà un castagnaccio tradizionale, diciamo con gli ingredienti più semplici, e poi un castagnaccio un pochino più dolce con alcune aggiunte e varianti. Ecco. Gli ingredienti per il castagnaccio sono una quantità di farina di castagne di ottima qualità, 150. In questo caso abbiamo preso 150, e una quantità di acqua che potrebbe essere anche pari o leggermente abbondante, quindi 250 di acqua. Poi abbiamo messo in ammollo l'uvetta, in ammollo in acqua calda, più ci sta meglio, eh? Abbiamo fatto almeno un quarto d'ora, un po' di pinoli e lo zucchero può essere opzionale, senz'altro un pizzico di sale. L'uvetta 50 grammi e i pinoli 30 grammi, più il o meno. Il dottor Tonello non vuole mettere lo zucchero, giustamente, almeno in questo classico, però poi me lo concederà in quello sì, in realtà anche senza zucchero poi rimane molto piacevole. Perfetto. Allora, il primo passaggio è quello di cercare di non fare i motti o i grumi, detto in italiano. Quindi per cercare di non fare i grumi, mettiamo la farina di castagne, la passiamo, la filtriamo con il colino. Intanto che Giancarlo fa questo passaggio delicato. Ci vuole un po' di pazienza. Sì, possiamo anche fare un po' così o con le mani. Tanto. Beh, facciamo un po' così, ma non ci vuole magari tutta la trasmissione per filtrare la farina. Per cui diciamo, voi non fatevi prendere dalla fretta. Fatelo bene, con calma, ci vuole un pochino di tempo. Noi invece abbiamo i tempi televisivi. Noi forse non faremo proprio tutto. Ma già iniziamo un po' a parlare dei tuoi temi, quelli che ti piacciono di più. Ma sì, io adesso approfittiamo. Allora, un periodo un po' complicato anche per i bambini, per i genitori, eccetera. Non è solo questione di pandemia, siamo tutti un pochino più stressati. Tu ricevi tante telefonate al giorno. Ma guarda, è un argomento a cui tengo molto, in effetti sono dati di, diciamo, molto, molto, molto condivisi dappertutto, che i bambini, i ragazzi stanno attraversando un periodo difficile con un'incidenza molto alta di problemi, chiamiamoli emotivi, che talvolta sono anche problemi di depressione, anche problemi gravi, chiamiamoli emotivi. E tutti quanti noi pediatri abbiamo tra i nostri pazienti bambini o ragazzi che sono giù. E allora ricevendo alcune telefonate mi sono un po' domandato cosa si può fare, perché a me piacerebbe essere pratico, fattivo nel cercare di trovare delle soluzioni. Per aiutare. La cosa che ora, se io avessi davvero la soluzione per tutto questo, sarebbe fantastico. Però un piccolo consiglio, ecco, un piccolo consiglio che mi sentirei di dare è questo. I bambini, i ragazzi hanno bisogno di stare su. Intanto prendo l'acqua e faccio una energica diluizione qua, e subito non verrà un impasto proprio liquido, piuttosto denso deve diventare, non liquidissimo. Poi vado giù e inizio a mescolare. Dicevo, i ragazzi, i bambini hanno bisogno di avere persone intorno a loro che stiano su, e i primi che devono dare questo feedback ai bambini e ai ragazzi sono i loro genitori. Certo.
Io mi era piaciuto una volta, avevo sentito, se i genitori hanno lo sguardo attento, gioioso, allegro, i bambini possono andare anche sull'Himalaya con papà e mamma, possono andare ovunque. Vero. Non c'è un qualcosa che non conta possono tantissimo fare. Tantissimo l'umore dei genitori. Basta che papà e mamma stiano su. E questo alle volte non capita. Adesso il periodo è tosto, magari devi stare a casa con tuo figlio perché non puoi andare a lavorare, perché lui è in quarantena, oppure in isolamento, salta tutta la programmazione, oppure magari hai anche problemi proprio quotidiani, adesso lo sappiamo cosa succede. Quindi, i genitori alle volte sono... E quindi se i genitori sono giù, anche i ragazzi fanno fatica. Quindi il messaggio sarebbe, se volete dare una mano a sti ragazzi e non avere sti momentacci, dovete far sì che voi genitori essere su di morale. Ma insomma, mica facile. Come si fa a essere felici? Mica facile. Intanto qui allora, abbiamo già ottenuto un bel impasto. Sono molto contento, abbiamo fatto presto. Intanto iniziamo a dire metà nell'impasto e metà poi lo metteremo sì, fuori. Sì, 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 sì. E così anche i pinoli. Allora, io un pizzichino di sale lo metterei. Certo, ci pizzichino vuole sempre di sale. Un po' di dolce. Non so bene il perché, ma ci vuole. Pizzichino di sale. Poi vi dico cosa, vi do anche la ricetta per i genitori per star su, Adesso vado solo un po' avanti con questo. Ok. E i pinoli. Perché ne deve rimanere quel pochino da mettere sopra quando certo, avete finito di metterlo qui. Però non tantissimo, sennò poi quelle sopra si seccano un po', Allora, i genitori come fanno a stare su? Io vi dico quello che ho fatto io. Certo. Oggi sono uscito di casa che ero bello contento. Perché venivi qui? Ero venuto qua, però secondo me questa è una cosa che funziona. Allora, io è uscita prima mia moglie, oggi è andata a fare la maestra, è andata a scuola, e io sono rimasto un po' a casa a prendere telefonate dei bambini. Poi stavo venendo qua, che correvo qua, poi devo correre in studio, ero un po' così, no? Mettiamo un po' di olio, te lo metto allora, io. Allora, mettiamo l'olio nella testa. Lascialo pure qui. Insomma... Anche io ero un po' preoccupato, come faccio a far tutto, i certificati, le cose. Certo. Allora mi sono messo lì e so che mia moglie quando arriva a casa all'una è un po' agitata. Anche lei con la scuola. Allora ho preparato, perfetto, ho apparecchiato per lei, che quando arriva a casa trova il piattino apparecchiato. Premetto che fa tutto lei a casa, io sono un disastro. Ma che bravo marito! Fa tutto lei, veramente. Però oggi ho detto, preparo una cosina. Attenzione qua, quando mettete il castagnaccio, bisogna stare attenti allo spessore, perché qui Simonetta ha già preparato meravigliosamente lo spessore, la teglia. Però è importante il rapporto con la teglia. Per esempio, per queste quantità, la teglia deve essere circa 25 centimetri. Sì, sì, 24, quindi 25. Non è che tutte le teglie vanno bene, perché se viene troppo sottile, siamo fritti. Certo. Allora, io vi dicevo, cosa ho fatto? Sono uscito, prima di uscire ho apparecchiato, le ho messo il piattino lì bello con la forchetta, il tovagliolino piegato bene. Ma che bravo! Poi ho preso un fiore, ho messo un piccolo portavasi, ci ho messo l'acqua dentro, le ho messo il fiore, così oggi lei quando arriva si poi trova. Lo mettiamo dopo. Si trova. Dobbiamo metterci ancora sopra queste però. Sì, sì. Vado a metterle? Vai, le metti adesso, sì. Quindi quando arriva si trova a casa un bel pensiero. Un bel pensiero, insomma, sa che io ho fatto una cosina non per lei. I mariti sono così, Però questa cosa, tu dici, l'hai fatta per lei. Ma forse un po' l'ho fatta per lei, però sono contento, sono più contento anche io. Ti senti bene. Quindi quando vengo qua, poi vado a lavorare, tutto sommato mi ha fatto bene fare questo gesto. Certo. Quindi fare una piccola cosa per gli altri, oppure per il tuo compagno, per la tua compagna, per tua moglie. Alla fine ti dà quella cosa in più e poi se per i tuoi bambini, quando fai questo momento così di benessere per te, anche con loro sarai più positivo, ecco. Attenzione, c'è da mettere poi un po' speciale. Questo non è che è tipico della ricetta toscana, le castagnacce, un po' di rosmarino. Che Giancarlo lo mette così a pezzetti, alcuni lo fanno tritato, un pochino più tritato, però... Ma secondo me è meglio a pezzetti perché poi non è che te lo togliere. Devi mangiare, lo puoi togliere. Ok, perfetto. Per cui questo è pronto per essere infornato. Benissimo, 180 gradi. Un attimo qua e una poi cosa molto importante. Lo inforniamo insieme. 180 all'altro. Gradi in forno. È cotto quando inizia a screpolarsi un po' in superficie. Eccezionale. Okay. Ora facciamo l'altro, però quello che piace adesso a me facciamo è l'altro. Cioccolato. Facciamo l'altro che ha come alcune varianti. Sempre 150 di farina di castagne. Stavolta diluiamo con anche un po' di latte e acqua, quindi mettiamo queste due cose insieme perché già il latte lo arricchisce un po'. Poi al posto dell'uvetta, qua i golosi mettono le gocce di cioccolato. Potete mettere anche i pezzettini, però le gocce secondo me va meglio perché si sciolgono un po' meno. Sì, 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 ma è giusto che ci siano le varianti. E poi c'è lo zucchero, esatto. 20 grammi.
di zucchero, 40 di cioccolato e 30 grammi di pinoli. Ricordiamo che quello classico tu non hai messo lo zucchero. Non ho messo lo zucchero. Questa è una scelta. Ok. Allora, quindi, tornando un po' a noi, proprio citerei tantissimo... Genitori che devono essere felici, come si fa? Cari genitori, per essere felici... Attraverso gesti d'amore. Gesti d'amore, ma soprattutto considerate che oggi va tanto di moda, ti devi tenere del tempo per te, devi fare delle cose per te, perché se non ti fai delle cose per te, poi sei giù. È vero che ci vuole del tempo per andare un po' a fare una cosa che ti fa bene, è giustissimo. Però anche fare un piccolo sacrificio, sacrificare un po' se stessi per gli altri, in realtà noi siamo fatti, dentro di noi, nel nostro DNA, c'è qualcosa che se noi facciamo una cosa per gli altri, quel DNA è predisposto per star bene quando fai qualcosa per gli altri. E quindi è la verità, cioè quando tu fai una cosa per gli altri, poi stai bene. Questo è anche un bellissimo percorso educativo per i nostri ragazzi, perché davvero poi il fare qualcosa per gli altri ha a che fare con il senso della vita, quindi insegnare questo ai nostri ragazzi è bellissimo. Socialmente questa cosa ci manca, cioè nella nostra quotidianità non siamo tanto educati, e anche questo, noi non educhiamo i nostri figli al sacrificio, sacrificare qualcosa, cioè rinunciare a qualcosa. In realtà quando fai una roba di quel tipo lì, poi stai meglio, cioè è una cosa che la proviamo tutti. E questa questione dei genitori felici o comunque che cercano di essere sereni e di trasmettere questa serenità vale anche per tutte le figure educative, penso agli insegnanti, ai nonni, agli educatori. È chiaro che se tu sei appassionato di quello che fai, stai bene, riesci a trasmettere cose meravigliose anche ai ragazzi. Quindi, cari genitori, per far tirar su i vostri figli, i vostri ragazzi, quando li vedete... Sto sbagliando. Quando li vedete che sono un po' giù, pensate a trovare, grazie, sì, mi stavo un po' facendo. Pensate a fare qualcosa che vi faccia stare bene, e nel trovare qualcosa che vi fa stare bene non pensate soltanto ad andare in palestra o andare, pensate che quando vi sacrificate un pochettino per loro, oppure fate un sacrificio per il vostro compagno, per la vostra compagna. Un sacrificio vuol dire anche fare un gesto che sai che le fa piacere. Quindi certo. Star bene con col vostro marito, con la vostra moglie, ecco, questo alla fine si ripercuoterà in un benessere vostro che si trasmetterà un po' a tutti. Ecco, quindi ottimi consigli. L'invito proprio per superare questo momento un po' duro, con tante piccole difficoltà che poi si accumulano, è quello di dedicarsi anche un po' agli altri. Sì, dedicarsi agli altri e scoprire che in quello c'è la vostra felicità, si realizza la vostra felicità. Gianna, anche allora, mangiando il castagnaccio, ecco, esatto, si realizza la felicità. Esatto. A me piace un sacco il castagnaccio, proprio tantissimo. Allora qua siamo a buon punto. Visto che dobbiamo poi infornare. Allora, aggiungiamo intanto lo zucchero. Qua sale non ne mettiamo però. Neanche. No, un pizzichino di sale, sì. E poi mettiamo tutto lo zucchero, perché a Simonetta piace dolce. Metà cioccolata. Ah, perché la mettiamo poi sopra, sì, anche quella. Certo, perché si deve vedere che è quello al cioccolato, perché non vi vorrei sbagliare e mangiare quello con l'uvetta. E qua anche metà dei pinoli. Perfetto. Non mi sono dimenticato niente dentro? Allora, non ti sei dimenticato niente, io vado a prepararti la teglia. Ok. Che la lasciamo già qua. Metto lì, così. Vengo lì? Sì, aspetta che ci mettiamo un po' di olio d'oliva, extravergine. Ok, perfetto. Mettiamo, così poi è già pronto. Perfetto. Mettiamo sopra. Allora, cioccolato, pinoli. Devo dire che questo castagnaccio con queste dosi rimane abbastanza liquido. Avete visto che abbiamo messo 150 di farina e 250 di liquido o acqua, o acqua e latte. Ci sono delle ricette dove si mettono in parti uguali e rimane un po' più denso, però questo viene particolarmente buono. Ecco, noi vi consigliamo questo dosaggio. Allora, abbiamo detto 180 più... già scaldato. 180. E io inizio già a mettere. Oh, domani mattina mi raccomando, non uscite senza aver messo un fiore per la vostra, per la vostra mogliettina. Importante. O anche averle mandato un messaggio. Ma guarda che bello che è il castagnaccio con i pinoli e il cioccolato. Una variante eccezionale. Mi devi dare anche quello sotto. Ah sì, aspetta, lo metto questo io. Perfetto.
Benissimo. Allora, quanto deve cuocere? Ma più o meno mezz'oretta, però la regola è quella che quando inizia a fare, quando è cotto, vuol dire che sopra fa delle crepe. Ok. Quando ci sono queste crepe. Allora, noi sistemiamo, poi vi facciamo vedere anche lo zabaglione da mettere sopra. E è chiaro che noi ne abbiamo messi due all'interno del forno, poi si può fare uno e uno, non c'è problema. Ci vediamo dopo. Riprendiamo con lo zabaglione, perché Gian, tu ci hai detto che hai mangiato il castagnaccio con lo zabaglione, quindi dobbiamo farlo anche noi. Certo, certo. Allora, esperto di zabaglione. Lo zabaglione è una roba che ci sembra mette un po' in difficoltà, semplice. Stiamo lanciando su territori un po' sconosciuti. Io lo zabaglione l'ho fatto mai, per cui adesso, no, l'ho fatta una volta, ma con la macchina, quella che scalda e gira, per cui qua ci mettiamo. Ingredienti: 4 tuorli d'uovo. Perfetto. Poi dovrebbero essere 4 cucchiai di zucchero. Sì, circa 40 grammi, 50 sì, grammi, sì. E poi possiamo usare o del vin santo oppure del marsala all'uovo. Sì. Sempre 4 cucchiai, più o meno, a piacere. Sì, già, piacere così. Allora si inizia. Adesso vediamo un po'. Con un bel frullino, perché così viene sì, un pochino più spumosa. Mettiamo. Poi si può fare a mano, però, sì, insomma. Mettiamo lo zucchero e facciamo andare un po' così qua. Sì, vediamo di non... Vediamo di non distruggere la cucina. Bisognerebbe far andare qua il mix fino ad ottenere un impasto piuttosto bianco. Quando diventa bianco vuol dire che è abbastanza sbattuto. Perfetto. Adesso siamo ancora in una fase iniziale, bisogna cercare di aumentare. Gianna, intanto che tu cerchi di montare in qualche modo queste sì, uova, riprendendo il discorso di prima, cioè che comunque il fare qualcosa per gli altri è un processo educativo importante, anche quindi invitare i ragazzi al volontariato è sicuramente una cosa importante, anche dire ai genitori: ma fate fare queste esperienze ai vostri figli. Diciamo che la nostra è una società fatta un po' troppo di comunicazione a distanza, e alle volte le parole sono già un lusso, perché si parla. Le azioni proprio un disastro. Quindi sono contento, in effetti, per esempio, di star qua a cucinare, è una cosa bella, perché si fa, intanto si parla. Quindi cucina, azione e parole insieme mi piacciono tantissimo, e ringrazio Simonetta per questa cosa. È anche vero che i nostri ragazzi fanno poche cose pratiche, no? Studiano, vanno a scuola. Esatto, però... quindi, e poi si va subito sullo sport, che deve essere uno sport da campioni. Invece, certo, tanto vedete che si sta un po' schiarendo. Sì, sì, sì. Quindi poter fare un'attività, si sente o c'è un po' di rumore di fondo? No, vabbè, c'è un po' di rumore, che è quello della cucina. La cucina. Quindi, comunque, insomma, direi che possiamo anche... Possiamo iniziare a mettere anche, ad aggiungere sì, anche... Io adesso userei questa, se no finiamo che... sì. Totalmente. Può essere una buona idea. Questo lo appoggio un attimo di sport. Sporchiamo un pochettino. Perfetto, la cucina di Simonetta. Non c'è problema. Benissimo. Poi okay, si pulisce. Andiamo un po' ad aggiungere il marsala all'uovo o il liquore che più vi fa piacere, e giriamo un po'. Quindi nel sì, frattempo abbiamo fatto bollire l'acqua, perché lo faremo a bagnomaria. Esatto, allora andiamo lì e lo facciamo un po' andare qua. È importante non fare la frittatina, quindi fare in modo che cambi colore, che si addensi un po', magari abbassiamo il fuoco. E, adesso stiamo cuocendo a bagnomaria, però il consiglio che darei, proprio per un problema di uovo e quindi di sicurezza dell'uovo, che sapete che dal punto di vista sanitario espone un po' a rischio di trasmissione di possibili malattie, lo faresti proprio l'uovo cuocere. Andrebbe cotto sempre 8 minuti con una temperatura elevata, quindi adesso noi stiamo seguendo una ricetta tradizionale che certo, forse di un tempo non teneva tanto conto, sì, ma sì, sì, sarebbe meglio comunque fare un passaggio o sulla fiamma. Adesso qui abbiamo una cucina a induzione. Certo, con la fiamma si può, alzando ogni tanto. Alzando ogni tanto, e la fiamma, certo, perché una cottura un po' prolungata. Intanto che tu fai questo passaggio, io andrei sì, a prendere i due castagnacci, ricordiamoci. Abbiamo due castagnacci che dovrebbero essere quasi cotti, Certo. Si verifica che siano cotti se hanno allora, un po' di screpolature. Ecco, hanno vedete? Le screpolature.
regolature, questo è quello al cioccolato che è divino, immagino. Ma io li mangerei tutti e due, se dovessi dire la verità. E questo è il tradizionale. Io, Gian, incomincerei a fare le porzioni perché dobbiamo assaggiarli. Che cosa preferisci tu, il cioccolato? Io tutti e due, posso? Ah, ecco. Va bene, allora facciamo delle piccole fettine, perché ricordiamo, la farina di castagne è molto proteica, senza glutine, quindi possono mangiarla in tutti, tanti. Tutti. Qua allora, si sta già un pochino addensando, perché sì, la temperatura... Io direi di... Basta. Dice che basta? Sì, sì, perché sennò fa freddo. Però ecco, mi raccomando, se dovete offrirlo, dovete mangiarlo, la cottura dell'uovo è sempre almeno 8 minuti. Adesso qua per motivi tecnici stiamo andando un po' veloci, ma una bella cottura di 8 minuti, altrimenti siamo un po' del gatto, eh? Ok? Perfetto, allora... Questa è una porzione... E io prenderò solo quella al cioccolato. Okay. Allora, ci metti un pochino di zabaione perché dobbiamo assaggiarla. Mamma mia, d'artista proprio. No, proprio per no, però vediamo così come viene. Guardate, eccezionale. Allora, assaggiamo questo castagnaccio al cioccolato e zabaione. Io faccio, non so con quale iniziare, inizierò con quello al cioccolato, dai. Il mio è eccezionale. Beh, sono contento, quindi penso che vi proponiamo una cosa piacevole, ma lo conoscevate tutti, ma è un invito, come dire, a farlo proprio stasera o domani. Certo, anche con qualche variante. Bene, allora salutiamo il dottor Ottonello, Giancarlo, carissimo amico, bravissimo pediatra. Alla prossima, buon appetito a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao Simonetta, ciao a tutti. Ciao.